Presidente, stamattina teatro sociale strapieno di ragazzi, questa iniziativa del Lions, un poster per la pace, un momento di aggregazione molto importante. Quest'anno ricordiamo il 28esimo anniversario del nostro evento, un poster per la pace, un service Lions. Noi Lions siamo membri dall'ONU, siamo stati nominati messaggeri di pace. Il tema di quest'anno è condividi la pace. I ragazzi si sono cimentati in diversi disegni, hanno partecipato più di 85 ragazzi delle tre scuole e ognuno di loro ha espresso il loro modo di vedere la pace, proprio di come condividere la pace. Per noi questo è un momento importante perché è la base per i grandi, per quando saranno grandi. Sono la pace del futuro i ragazzi di oggi. Tanti gli ospiti, tante ovviamente le iniziative che i Lions portano avanti, soprattutto nel sociale qui a Canicattì. Sì, noi lavoriamo prevalentemente nel sociale, quindi ci attiviamo per le persone che hanno bisogno, per le attività comunali dove viene richiesto il nostro intervento. Questo è il lavoro dei Lions, al servizio degli altri. Noi ci salutiamo sempre con una frase: non si può essere felici se non si fa qualcosa per qualcun altro. Oggi oltre a lei sul palco ci sono altri ospiti. Noi oggi condividiamo questo momento con l'altro club Lions di Canicattì, il Castelbonanno. È venuta la delegata della circoscrizione Lions per il service un poster per la pace, la professoressa Mazzaro, e abbiamo Don Giuseppe Argento che ci onora della sua presenza con un discorso che farà ai ragazzi proprio sulla pace. Il nostro club organizza sempre ogni anno e partecipa molto attivamente a questo concorso, quello di sponsorizzare la pace. Nel mio discorso che ho fatto ho detto che molto spesso noi pensiamo alla pace, alla guerra, alle bombe e siamo diciamo molto evasivi. Una cosa molto importante invece per la pace è il quotidiano, perché dobbiamo pensare che molto spesso la guerra o la pace noi non la facciamo nelle nostre famiglie, non la facciamo tra i banchi di scuola, e quindi esortiamo i ragazzi a riflettere su questo sentimento, che deve essere un sentimento che non possiamo mai dimenticare, perché quando c'è pace noi viviamo bene, i nostri amici vivono bene, la nostra società vive bene, e nel momento di pace c'è sempre stato progresso.